fa una verifica che ormai si è spostata dall'aspetto vado in azienda al tavolino. Cioè, voglio dire, il rigo C22, cioè voi vedete, adesso entriamo nel dettaglio di quello che oggi dovrei dirvi. Attenzione, tutto quello che io vi dico oggi è molto soggettivo, cioè quindi deriva da 25 anni di contenzioso e di precontenzioso, che lo ritengo l'attività più bella che ci possa essere, perché io a fare il commercialista che chiude l'IVA faccio fatica, sono anche molto poco bravo, diciamo, meno male che c'è una macchina che va avanti da sola, però il contenzioso secondo me è un po' anche il futuro, ma è il futuro di quello che sarà, perché come voi vedete ormai il rapporto tra cittadino e contribuente, che vede come diaframma noi, cioè noi siamo diaframma tra il contribuente e lo Stato, quindi il braccio armato dell'Agenzia delle Entrate, diventa sempre più litigioso, sempre più faraginoso, la norma è sempre più interpretabile. Noi abbiamo nel nostro ordinamento una perla, cioè l'applicazione della norma per analogia. Siamo, penso, l'unico paese, insieme al Burundi, ad avere la tassazione per analogia. Cioè, avete presente la tassazione per analogia, no? Il signore vende l'appartamento e lo vende a 100, la signora l'appartamento di fianco fra 2 anni lo vende, attenzione che ho detto 2 anni, non ho detto 4, lo vende a 150, lei viene tassato per 150, per motivi completamente diversi, lei l'ha venduto perché aveva bisogno, poi va in contenzioso tributario e vince. È ovvio che vince, perché la tassazione per analogia non ha senso. Oggi noi parliamo di tutta quella attività che noi commercialisti, voi oggi dovete, come posso dire, dovete perdonarmi, perché io probabilmente sono uno degli unici abusivi oggi qua, perché sono purtroppo, per mia sfortuna, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti, ma mi sento molto meglio a parlare a una platea di tributaristi. Perché? Perché sono più preparati, sono meno accademici, sono in trincea, e le domande che io sento fare dalla platea di tributaristi molto spesso è una domanda più pregnante, più presente rispetto a una domanda di accademici, come quando parlo ai dottori commercialisti che hanno già le stellette e quindi sanno, penso di sapere tutto. Ecco, noi oggi trattiamo quella parte che è deflattivo del contenzioso, perché se dovessimo parlare anche di contenzioso staremo qua probabilmente fino a domani o anche fino a domenica, ma siccome domenica gioca la spalla a Crotone, io devo andare a Crotone, non ho tempo di stare qui a spiegare queste cose, perché abbiamo 17 punti e stiamo soffrendo tantissimo, maledettamente. Quindi, detto questo, allora parliamo di deflattivo del contenzioso. Prima di parlarvi di deflattivo del contenzioso, io sono solito mettermi nei panni di un tributarista come voi che riceve un cliente, e la domanda che il cliente gli fa in questo momento è, al di là di quanto pago di tasse, non ne voglio pagare, cioè, lasciamo stare tutte queste questioni, ma la domanda è: io vorrei essere a norma, cioè vorrei fare in modo che tutto quello che sto facendo sia a norma di legge. Domanda retorica. Cosa gli rispondete voi? Io vi rispondo così. Io ormai ho fatto una risposta fissa, cioè ho detto, la risposta è questa. Anziché fare 2 assi cartesiani, ne facciamo uno solo e prendiamo 0 e 10. Tu Marco, dimmi se sei d'accordo. Io quando mi domandano, io vorrei essere a norma, vorrei che la mia contabilità fosse inattaccabile, vorrei in realtà fare tutto a norma di legge. Allora io faccio così. 02, vai in Germania. Cioè, 02 in Italia non esiste. La possibilità di essere a norma su tutto non c'è. 8-10 come rischio, codici di rischio, 6 evasore totale, non hai bisogno del commercialista, cioè vai dove vuoi. Ti rimane un cluster da 2-8. Questa è la risposta che di solito do. Cioè, se tu vuoi essere più vicino alla regolarità possibile, ti attesti a 2. Se vuoi essere artistico, ti attesti a 8. Qui in mezzo c'è di tutto e di più. Allora voi dite, ma perché tutto questo discorso? Perché purtroppo il sistema fiscale italiano e il legislatore italiano dal 1973, voi sapete che il ministro delle finanze nel 1973? Mi senti? Visto? Era Colombo. Ah, Colombo. Colombo. Scusa, nel 73 non t'avevi
Nel 73 avevo un anno, queste cose non si dicono, soprattutto perché potrei usarle contro di me. Però non potevo saperlo un anno. No, vabbè, ma è, guardi che è bella donna, che non sono anche contento. Detto questo, il concetto è: se dal 1973, vi ricordate la riforma 600-633, ogni 6 anni e un mese in Italia c'è un condono mascherato da ognuno, lo chiama come vuole, chi lo chiama condono, chi lo chiama rottamazione, chi regolarizzazione scritture contabili, chi con adesione di massa, chi paperino, cioè chi reset. Mi piace reset? Cioè, tutto il lavoro di Marco, anni e anni di cartelle, di foto, di roba, la roba da amati, che email che abbiamo cancellato, loro le hanno trovate, di che preso. Vuol dire? Sarebbe auspicabile. Va bene. Allora, io volevo far vedere una cosa del perché iniziamo il contenzioso spiegato sotto forma di Zelig. Perché il nostro paese è un Zelig. È una piccola Zelig. Cioè, guardate cosa succede a un povero Cristo, ma mica tanto lontano, cioè esattamente negli ultimi 18 mesi. A un povero Cristo che prendiamo qui in prima fila, lei si chiama? Andrea. Andrea. Il nostro povero Andrea viene sottoposto a una verifica da parte di, del dottor Bargalli. Andrea riceve il PVC, fa le sue memorie nei 60 giorni, le presenta all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate indicativamente non le legge, fa un copia e incolla e le arriva l'accertamento. Dal 1 ottobre del 2011 sa benissimo che il suo accertamento diventa esecutivo in ben 60 giorni e in quei 60 giorni lei ha la possibilità di esperire una serie di deflattivi del contenzioso che la mettono nelle condizioni di poter ridurre la pretesa dell'Agenzia delle Entrate su PVC della Guardia di Finanza. Bene, allora lei cosa fa? Lei, Andrea, un commercialista, consiglia al suo cliente una cosa molto semplice: cominciamo la prima cosa. Proviamo a valutare di fare un articolo 6 della legge 218, cioè l'accertamento con adesione, che io personalmente aborro, ma comunque vabbè, questo non è un problema. Diciamo accertamento con adesione. Guardate un povero Cristo che fa accertamento con adesione, dopo spieghiamo cos'è, cosa gli è successo negli ultimi 18 mesi. Poi pensiamo ad Andrea che ha circa 25.000 euro di imposte, perché è stato controllato IRPEF, IVA, distanza regionale, distanza comunale, perché è una ditta individuale, ok? Fa l'artigiano, fa il turista e quindi gli dicono: guarda, tu in realtà secondo me hai fatto del nero, quindi per cui questo è quello che è. Vuoi statisticamente?